Buongiorno a tutti, sono Emiliano di Alma Group, oggi siamo qui con Fabio Chiari, che è un consulente finanziario indipendente. Se avete seguito i nostri video sul canale YouTube avete già conosciuto Fabio, che ci ha spiegato appunto in cosa consiste il ruolo del consulente finanziario indipendente. Oggi approfittiamo della sua presenza qui in Alma Group per chiedergli alcune dritte su quello che sta succedendo oggi a livello dei mercati finanziari, specialmente in Italia. Ok. Quest'anno direi che il tormentone, chiamiamolo così, dell'estate e forse anche dell'autunno è un tema molto scottante, già visto in passato 2008-2009, che è la crisi di fiducia. Quest'anno il focus è spostato su principalmente stati sovrani e istituzioni bancarie. Come sempre avviene, quando scema la fiducia, le rassicurazioni devono essere molto robuste e comunque è facoltà di chi le ascolta il fatto di credervi. Di fatto i paesi periferici all'Europa soffrono tutti di un debito molto elevato, nello specifico l'Italia ha anche una bassa crescita. Recentemente si sta togliendo il velo su un debito fuori controllo negli Stati Uniti e di per sé stesso hanno portato nelle scorse settimane ad avere un aumento del differenziale tra il BTP, quindi i buoni del tesoro italiani rispetto a quelli tedeschi. Questo è segno di un calo di fiducia, lo Stato italiano dovrà emettere, e lo ha già fatto in parte, buoni con dei rendimenti nettamente superiori che lo portano ulteriormente ad indebitarsi. Questo ha due lati negativi. Il primo è appunto il peggioramento prospettivo del debito italiano. Il secondo è una maggiore difficoltà del credito per le banche italiane. Il mercato questo non lo ha minimamente lasciato andare e difatti ha unito fortemente sia gli uni che gli altri. Cosa dobbiamo aspettarci, Fabio, dal futuro relativamente prossimo? Beh, in settimana la situazione si è stabilizzata, diciamo così, che c'è stato rispetto ai minimi un rimbalzo. Io credo che questo qui sia dovuto principalmente ad un movimento tecnico e non credo che questo sia un trend definito di ritorno a una normalità. Semplicemente io mi auguro che vengano dall'Europa delle decisioni forti, stabili e condivise. Diversamente potremmo rivedere scene di panico simili anche in futuro. Tu, da consulente finanziario indipendente, per appunto, hai qualche idea per riuscire a ripararsi da questa serie di eventi? Sì, diciamo che gli strumenti finanziari attualmente sul mercato consentono coperture e protezione rispetto a eventi di questo tipo. È chiaro che, come sempre, una soluzione univoca non esiste. Vale la pena, come sempre si dice, di fare una valutazione su quello che è il portafoglio e da lì, a seguito di un'analisi, andare a prendere, diciamo, le dovute contromisure. Perfetto, noi ti ringraziamo e ci vediamo al prossimo video.